di oggi nel mondo che affrontano i problemi della ricostruzione europea dal nostro punto di vista. Sono passati 9 anni da quando l'Italia fascista a Londra pose il problema delle riparazioni dei debiti nei termini che oggi sono all'ordine del giorno. E come si può parlare di ricostruzione europea se non verranno modificate alcune clausole di alcuni trattati di pace che hanno spinto interi popoli sull'orlo del disastro materiale e della disperazione morale? E quanto tempo dovrà ancora passare per convincersi che nell'apparato economico del mondo contemporaneo c'è qualche cosa che si è incagliato e forse spezzato? Queste sono direttive precise con le quali si serve la vera pace, la quale non può essere dissociata dalla giustizia, altrimenti è un protocollo dettato dalla vendetta, dal rancore o dalla paura. La crisi mondiale, che non è più soltanto economica, ma è ormai soprattutto spirituale e morale, non ci deve fermare in uno stato di abolio di inerzia. Tanto maggiori sono gli ostacoli e tanto più precisa e diritta deve essere la nostra volontà di superarli. Popolo napoletano, camicie nere di Napoli e della Campania, a chi i più alti doveri nell'Italia fa...